50 euro in più. Dal governo arrivano misure di sostegno alle famiglie con disabili. Con un emendamento l'esecutivo decide di aprire i cordoni della borsa in modo da favorire a una platea più vasta l'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza. In particolare la misura guarda alle famiglie con anziani e con componenti al di sotto dei 67 anni in situazioni gravi o di non autosufficienza. Per mettere in atto tutto questo nel pomeriggio è stato deciso un aumento di spesa che permetta di dare maggiori finanziamenti alle due misure più importanti volute dal governo al governo Giallo Verde, il reddito e la pensione di cittadinanza. Al pratico si tratta di 17 milioni nel 2021 e 16,9 milioni rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In tal modo potranno usufruire di queste misure anche quelle famiglie che hanno un reddito ISEE fino a 1.380 euro e che tra i propri componenti abbiano un disabile grave. In particolare è stata innalzata la soglia del patrimonio immobiliare portandola da 5.000 a 7.500 euro in più per Ciascun componente. Le risorse aggiuntive previste dal 2021 arriveranno dalla riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, istituito con la legge di bilancio.